Salve, care amiche e cari amici, e soprattutto salve a voi, Pedro Ganzo, Michela Trevisan e Luis. Io non so se avrei fatto questo video, ma visto che me lo chiede il nostro caro amico Pedro Ganzo, lo faccio. E lo faccio nelle vesti, anzi con solo il cappelletto, del Capitan Saint-Enchan. Quindi al 3, 2, 1, via col tema del giorno. 3, 2, 1. Ciak! Si gira! Basta solo un giro, se no casco a terra. Già da giorni il nostro amico Pedro Ganzo mi chiede che faccia un video su San Valentino. Me lo chiede sempre con sempre più insistenza, dicendomi che, come la vazza, se c'è gusto, ogni momento è quello giusto. Vabbè, ma già da forse inizio febbraio. La festa di San Valentino dovrebbe essere il 14 febbraio. Mi sono voluto informare su che cosa sia questa festa di San Valentino, perché io me ne sono sempre fregato, cioè, poche parole. Allora mi ha insistito fino a che oggi o ieri mi ha detto: guarda, per favore fallo per me, perché non voglio perdere la relazione che ho con la nostra amica in comune, Michela Trevisan, che io saluto. Ciao Michela Trevisan. E poi farlo anche per Luis, che non so se sia Luis Miguel, non me l'ha detto. Però, allora, io sono andato a vedere su Wikipedia, perché fra i primi risultati San Valentino, e mi è venuto fuori che prima di essere una festa cristiana era una festa romana, la festa della Lupercalia o Lupercola o Lupecaria, Lupercola, cioè la festa del lupo e del caprone. È una storia molto larga, che credo non freghi niente a nessuno, anche perché se no cercate Lupercalia in Wikipedia. D'altra parte è un dato, un metadato, cioè fate clic sulla parola cercando San Valentino. E quindi è inutile che faccia una sintesi di quello che era la festa della Lupercalia nell'antica Roma. Basta sapere che si vestivano metà ispirandosi ai lupi e metà ispirandosi ai caproni, giovani celebranti, e che poi veniva verso fine anno, perché l'anno nuovo per gli antichi romani era a marzo, le Idi di marzo, no? E quindi febbraio era l'ultimo mese dell'anno, in pratica, su per giù. Quindi era una festa di fine anno, dove si celebravano dei riti che poi alla fine, già presso agosto, i Lupercali non erano più gli aristocratici, perché si considerò indecoroso che stessero semi ignudi con una stuola di pecora o di montone cingendo i fianchi e tutti tinti di nero come lupi. Allora passò a essere una festa della classe equestre. Almeno così c'è scritto in Wikipedia. Però passiamo alla petizione di Pedro Ganzo di fare un video perché si rafforzi la relazione tra lui e Michela Trevisan. E poi anche lo dovevi fare per Luis, beh, mi immagino che sia il loro figlio, forse. Allora, cari amici, si avvicina, perché oggi che data è? Oggi è 10, quindi mancano 4 giorni, per questo che Pedro Ganzo era così sollecito nel richiedermi il video.
Mancano 4 giorni alla festa degli innamorati. In realtà tutti i giorni dovrebbero essere San Valentino. Non fate poi che passata la festa Gabbato e lo Santo. Forse è meglio cambiare piano. Non fate che passata la festa Gabbato e lo Santo. Il giorno commemorativo di San Valentino è il giorno commemorativo di una relazione d'amore, però tutti i giorni devono essere San Valentino. Anche se mi raccomando, a San Valentino scambiatevi cioccolatini, andate a mangiare fuori. Da questo punto di vista, magari solo a San Valentino, perché altrimenti vi prendete colesterolemia, iperglucemia. E poi magari economicamente vi rovinate. Non potete celebrare gastronomicamente tutti i giorni come se fosse San Valentino. Io intendevo dire che tutti i giorni vi dovete voler bene come nella festa di San Valentino. Poi è logico che in San Valentino si festeggia, si celebra, ci si scambiano regali, cioccolatini. Magari si fa anche qualcos'altro. Questo non ho bisogno io di suggerirvelo a voi. Chiaramente, se è la festa degli innamorati, si provvederà. Come si provvederà? Beh, lasciamo stare. Allora, sono contento, cara Michela Trevisan, che hai detto proprio, hai esplicitato a Pedro Ganzo: se non guardo un video di Saint-Etienne, io taglio con Pedro Ganzo. Veramente non pensavo, di avere un così alto impatto sui miei utenti. Non pensavo di avere tanta influenza sul mio pubblico, che addirittura potessero interrompere una relazione sentimentale se io non facevo un video. Sono contento, sono lusingato e qui su due piedi, come potete guardare, anche perché non ne ho di più. Qui su due piedi, proprio su due, non su quattro, non su otto, sto facendo questo video giusto perché questa mattina Pedro Ganzo e Michela Trevisan mi hanno fatto recepire dei messaggi dicendo che avrebbero dovuto interrompere la relazione se io non facevo un video dedicato a San Valentino e al loro amore. Allora, magari quando vedrete questo video, mancherà un giorno di meno a San Valentino. Però, vi volevo dire, a parte tutte le ritualità del caso, andare al ristorante, il mazzetto di fiori la mattina. Magari, ecco, io sono più dell'idea meno romantica che con quanto è aumentata la vita ultimamente, sarebbe meglio un mazzetto di carciofi o di fiori di zucchine piuttosto che di rose, perché tanto si spende uguale, ma almeno si mangiano. Colgo l'occasione per farvi vedere una cosa. Come vedete, nel mio orticello e anche fuori dal mio orticello, quest'anno questa pianta non l'abbiamo messa noi, ma sono venute delle zucchine. Strepitoso. Non hanno fatto le zucchine queste piante, che è poi una pianta sola selvatica, ma è da un pezzo, da mesi, che stiamo mangiando fiori di zucchine. Ecco qua, ne riprendo uno, eccolo lì. Fiori di zucchine. Non dà le zucchine, non so perché, si vede perché fa troppo freddo, ma dà i fiori di zucchine. Cioè, è incredibile, dà fiori di zucchine, non dà zucchine. L'unica zucchina che abbiamo levato è stata piccola, piccola, così. Eri piccola, piccola, così. Ecco, come vedete,
Avremmo levato 3 cesti di fiori di zucchine, poi li mangiamo nella pizza, fritti, con le acciughe, con la mozzarella. Tutto pieno di fiori di zucchine, ovunque filmi, e non c'è una zucchina. È incredibile, mai successo prima. Qua ci sono dei bei fiori. Ce n'è uno, anzi no, due, come potrete osservare. Due fiori di zucchine e là ce ne sono cinque, anzi quattro. Quattro fiori di zucchine. Poi ce ne sono germogliando là, altri. Poi basta perché vi starete stancati di vedere fiori di zucchine. Prima c'era il sole. Adesso sono uscito a filmare. Doveva essere grigio, bigio. Keietta, vediamo come viene il video, vendrà una chiavica pazzesca. Ma allora, il giorno di San Valentino, ecco, Pedro Ganzo regala a Michela Trevisan un mazzo di fiori, ma un mazzo di fiori che siano fiori di zucchine, di carciofi, cavolfiore, broccoli. Così non sono usa e getta. Sono usa, cucina e mangia. Magari sarà poco romantico. Poi scambiatevi dei regali. Magari scambiatevi affetto, come dicono in chiesa, dopo la messa. E adesso scambiatevi una dimostrazione d'affetto. Nella chiesa ci si può abbracciare. Certo, nella chiesa cristiana, cattolica. Perché magari a Kajukharu nell'India si faceva qualcos'altro. Ecco, voi scambiatevi anche un atto d'affetto. Tanto non ve lo devo suggerire io a voi. E poi, non so, andate fuori porta, cioè a Roma andiamo fuori porta. Quando possiamo, in gita fuori la città, ai castelli romani. E quando non possiamo, mettiamo un piede fuori dal nostro appartamento e ritorniamo dentro. E poi agli amici gli diciamo il lunedì: ah, sai, sì, zitto, zitto, io il fine settimana sono stato fuori porta. Perché chi non può farsi una gita ai Castelli Romani, al Terminillo, a Ponza, eccetera, dice comunque che è stato fuori porta. Sì, a prendere il giornale che gli hanno lasciato nel pianerottolo. O la settimana enigmistica. Sento che sto divagando, ma non è che ho troppe cose da dire su San Valentino. San Valentino è stato un santo cristiano che è stato martirizzato e quindi è morto per amore alla sua fede. Magari per non abbandonare i suoi correligiosi. Soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, per imitazione anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di valentine, bigliettini d'amore spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico, la colomba, l'immagine di Cupido con arco e freccia e così via. A partire dal XIX secolo questa tradizione ha alimentato la produzione industriale e commercializzazione su vasta scala dei biglietti d'auguri dedicati a questa ricorrenza. Nel 496 Papa Gelasio I dedicò il 14 febbraio al santo e martire Valentino, presumibilmente anche con lo scopo di cristianizzare la festività romana, che vi ho letto prima. Vabbè, andando a sostituirsi alla precedente festa pagana delle Lupercalie, la pratica moderna di celebrazione della festa, invece, centrata sullo scambio di messaggi d'amore e regali tra innamorati, risale probabilmente al basso Medioevo e potrebbe essere in particolare riconducibile al circolo Goeffrey,
Church, in cui prese forma la tradizione dell'amore cortese. Alla sua diffusione, soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i benedettini attraverso i nu loro numerosi monasteri, essendo stati affiliati affidatari della Basilica di San Valentino a Terni dalla fine della seconda metà del VII secolo. Vabbè, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, per imitazione anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di valentine, di bigliettini d'amore, spesso sagomati. Vabbè, mi sembra di averlo letto. L'associazione specifica con l'amore romantico agli innamorati quasi certamente posteriore all'istituzione della festa, e la questione della sua origine è controversa. Una delle tesi più note è che l'interpretazione di San Valentino come festa degli innamorati si debba ricondurre al circolo di Geoffrey Chareaur, che nel Parlamento degli Uccelli associa la ricorrenza al fidanzamento di Riccardo II d'Inghilterra con Anna di Boemia. Tuttavia, studiosi come Henry Kelly e altri hanno messo in dubbio questa interpretazione. In particolare, il fidanzamento di Riccardo II sarebbe da collocare al 3 maggio, giorno dedicato a un altro santo anonimo del martire, San Valentino di Genova. Una delle tesi più note è che l'interpretazione di San Valentino come festa degli innamorati. No, vabbè, non v'è dubbio, tuttavia, che a metà febbraio si riscontrino i primi segni di risveglio della natura, e nel Medioevo, soprattutto in Francia e in Inghilterra, si riteneva che in quella data cominciasse l'accoppiamento degli uccelli, e quindi l'evento si prestava a considerare questa la festa degli innamorati, l'accoppiamento degli uccelli. Vabbè, poi vabbè, vi lascio, cercate San Valentino festa in Wikipedia. Quindi, cari amici e care amiche, vi lascio. Ho finito pure col cedere alla tentazione di leggere Wikipedia. Caro Pedro Ganso e cara Michela Trevisan, spero che questo video vi aiuti ad unirvi di più, e se invece avete litigato, a riconciliare. Oggi festeggiate, facete bisbocce, cioè oggi, il giorno di San Valentino, il 14 febbraio. Però che sia un pretesto poi perché la vostra relazione si riconvalidi ogni giorno. Certo, non potrete mangiare e bere come il giorno di San Valentino, altrimenti la vostra relazione sì, prima o poi finirà, perché finirete schiattati. Invece festeggiate il giorno di San Valentino con cioccolata, con dei brindisi, scambiatevi bigliettini, mandatevi SMS. State tutto il giorno uno accanto all'altra chattando nei rispettivi cellulari, come si usa oggigiorno, che già non ci si parla più uno all'altro, ma lei gli domanda a lui: che stai facendo? Sto nel social forum, sto in Facebook. Aspetta che entro anch'io. Allora stanno gomito a gomito e si parlano attraverso quello che scrivono nel social forum. Che tenerezza, che romantico. Quindi magari il 14 febbraio entrerete tutte e due in una pagina o in un sito di Facebook di San Valentino a comunicarvi. Vabbè, no, spero che voi non siate quei dipendenti dalla tecnologia che non si possono mai staccare dal cellulare anche per parlarsi a mezzo gomito di distanza. Comunque, ecco, il giorno di San Valentino. Mandatevi messaggi attraverso le reti sociali, mandatevi i bigliettini per posta, andate a passeggiare, mangiate al ristorante, scambiatevi cioccolatini, scambiatevi messaggi d'amore e d'affetto, manifestate atti che dimostrino l'amore e l'affetto che avete. Quindi vi auguro, Pedro Ganso, Michela Trevisan e Luis, di stare bene assieme. Sappiate che hanno fatto santo a San Valentino per sostituire la festa romana della Lupercalia, la festa del lupo e del montone, lupo venuto dal nord, montone dall'est, per
non ci scordiamo che il montone era un simbolo di forza nella Persia. E tutti i monumenti in Iran, in Iraq, hanno il montone, no? Anche in Egitto l'ariete. Quindi a Oriente c'era il montone, a Nord, dove c'erano i vichinghi, il lupo grigio, il lupo nero, eccetera. Allora, spero che, caro Pedro Ganzo e Michela Trevisan, questo video vi serva. Io comunque questo video l'ho dedicato a tutte e tutti coloro che mi seguono. Buon San Valentino a tutte e tutti. Scambiatevi un atto d'affetto. Vado ad editare il video, se no esce troppo pesante. E basta. Buon San Valentino a tutte e tutti, miei cari amici, miei care amiche. Ci vediamo. Au revoir dal vostro capitano Saint-Etienne. A presto, ciao.